Mister, io le farei la più banale delle domande. Io partite del genere, forse da appassionato di calcio, le vedo fre più frequentemente solo in Bundesliga. Sono molto rare in Italia. Le chiedo se è arrabbiato per quello che ha visto, per i 4 gol, o è felice per lo spirito di agguantare all'ultimo secondo. Perché sono stati, a tratti possiamo dirlo, anche gladiatori, nonostante le peripezie di una partita strana. Tutte e due queste cose, perché un allenatore non può essere contento di una squadra che subisce 4 gol, di una squadra che viene recuperata e superata dal doppio vantaggio, e quindi un allenatore non può essere contento di questo aspetto qui. Il gol che tu raggiungi e il pareggio che raggiungi nel finale, però, segue la personalità e il coraggio con cui questa squadra, nella nostra situazione, venendo da 4 giorni di ritiro, si presenta qui all'Olimpico e fa una partita preparata bene, dove i giocatori tutti quanti si mettono a disposizione per fare la partita che si era preparata. In questo aspetto qui è molto importante. Un elemento perdendo Pereira, uno dei giocatori più preziosi, no, per l'equilibrio della squadra. Però, a proposito di questo, l'abbondanza anche di soluzioni offensive. Oggi abbiamo visto un tandem Beto Success che ha convinto tanto. Forestieri che entra sempre a tutta ed è stato provvidenziale. Quando non la segna una punizione fa un assist. Pussetto si sopperisce con diverse soluzioni in attacco. È abbastanza ovvio che questa direzione che sto cercando di dare alla squadra, facendola trovare con questo sistema di gioco in tutte le occasioni in cui mi sembra che possa essere opportuno, sono fatte apposta per cercare di sfruttare meglio il tipo di rosa che c'è a disposizione. Contestualmente bisogna comunque, trovare e mantenere gli equilibri di squadra che ti possono permettere di gestire partite come anche all'inizio del secondo tempo, no? Dobbiamo trovare degli equilibri che riescano a disinnescare meglio gli episodi che possono portare, come nell'occasione del 3-2 o del 3-3, anche poi a delle prodezze degli avversari. E dobbiamo migliorare molto nella qualità del palleggio. Quindi, qualità nel palleggio, perché non c'erano le avvisaglie, il blackout di inizio secondo tempo? Quindi non pensa sia mentale, è più una questione di migliorare tecnicamente quelle uscite. Allora, nel secondo tempo che cosa succede? In quei primi 10 minuti succede che sì, perdiamo una decina di metri, però il paradosso è che quei 10 metri che perdi in realtà servono a compattarti fuori dall'area di rigore, non portandoti la Lazio dentro l'area di rigore, e garantirti degli spazi che possono essere sfruttati dalle caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo in quel momento. Paradossalmente quei 10 metri che perdi possono renderti ancora più pericoloso. Però c'è il tunnel che fa saltare il meccanismo difensivo, poi prendiamo la palla, gliela diamo, Pedro fa gol e la stessa cosa succede qualche minuto dopo con Milinkovic-Savic. Da lì, per 20 minuti la squadra non subisce la situazione, intanto la Lazio rimane in 10, poi rimaniamo in 10 anche noi, ci sono insomma diverse altalene all'interno di questa partita.